sembra Davide contro Golia questa partita fra Italpol ed Il Ponte. Poti serve Ippoliti, lo giudice su di lui, blocco di Poti, calcia in porta Ippoliti, freddata la squadra del Ponte, il gol di Ippoliti quando sono passati solamente 3 minuti e 57 secondi. Cede palla a Gattarelli, il pallone per Sabatino che la rimette in parità, il gol di Sabatino che porta il Ponte sull'1-1. Grigliuolo, Gattarelli. Gattarelli guadagna la parte centrale del campo e insacca col suo destro poderoso, è il vantaggio del Ponte. Pallone da Di Russo in avanti verso Topazzi. Fratini riesce a segnare sfruttando la disattenzione di Gattarelli. Fratini riporta il match sul pari. Cintado, c'è Poti sul secondo palo, Vandini lo accompagna e segna il numero 30 Poti su una deviazione fortuita da parte di Sabatino. Cede ancora un po' di poi taglia. Cintado cerca Poti in mezzo, il pallone è dentro. Questa volta è buono il gol dell'Italpol. Ha segnato Poti. Gattarelli che si libera di Fratini e insacca il 4-3, a firma Gattarelli.
precintato, può ripartire il break. Il Ippoliti sterza e va dentro il gol di Ippoliti col destro. Pallone preso Radovazzi, poi lo manca, innesca il contropiede avversario. Fratini passa per Poti e Poti manda i suoi sul 6-3. Gattarelli per Sabatino, ancora Gattarelli che è entrato, calcia in porta, il pallone finisce dentro. Cintato, Fratini, di nuovo Ippoliti in posizione centrale, Poti, il pallone dentro per il 7-4. Bellissima l'azione che ha portato in gol il numero 14, Cintato. Suona la sirena, Italpol batte Ponte 7-4. Davide non è riuscito a battere Golia, quindi Italpol si avvia a conquistare il suo 13° punto della stagione. Il Ponte resta impantanato nella zona bassa della classifica con 3 punti. Abbiamo fatto un primo tempo non molto buono nel gioco di noi, non abbiamo fatto la cosa che facciamo noi sempre, ma nel secondo tempo abbiamo sbagliato e abbiamo portato le 3 punti a casa, che questo è l'importante per noi ogni settimana. Siete a cuore a 13 punti, state dimostrando di essere una delle squadre che possono vincere il campionato. No, sicuro che noi stiamo là sopra alla fine del campionato, ma questo è una stagione lunga e questo è difficile, ogni partita è diversa e tutto puoi capire, ogni partita possiamo vincere o no, ma oggi abbiamo portato i 3 punti a casa e questo è il cammino. In presenza del presidente mi faccio portavoce un po' di tutti, ci tenevamo a dedicare al commendator Domenico Gravina l'esordio della nostra scuola calcio che è avvenuto quest'oggi e siamo molto contenti di dedicarglielo e probabilmente, anzi sicuramente, tutto ciò è grazie a lui. E sarebbe molto bello, insomma, in casa poter fare la partita e farla precedere da una piccola partita dei bambini, perché il calcio è unione, sarebbe molto, molto bello. Quindi spero, insomma, che ci riusciamo e ci faremo promotori di questa iniziativa.